Si fa un passo avanti importantissimo. Ricordo che mi ho fatto vedere una stanza e che si spiegò che in quella stanza appunto si cercava di risolvere le crisi psichiatriche attraverso il dialogo, attraverso l'attenzione, evitando il ricorso diciamo a interventi coattivi, evitando anche se possibile il ricorso, quanto più possibile il ricorso ai farmaci. Questa cosa mi colpì perché un po' me la ricordo ancora, mi ricordo questa stanza e il dialogo che ebbi con alcuni operatori. Mi pare che oggi si fa un passo avanti importante, quindi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato a questo obiettivo. Cominciare ovviamente dal direttore generale, ma poi insomma, tutti gli operatori che questa di grande rilievo da seguire con attenzione, da monitorare anche gli sviluppi successivi. Il dato che avete presentato anche sugli atti di suicidio, che qui mi sembra sia partito con circa un terzo rispetto al resto della Toscana, è di valore, credo oltretutto in controtendenza rispetto anche alle caratteristiche geografiche, perché solitamente nelle realtà diciamo di montagna la situazione è invertita, cioè abbiamo spesso situazioni nelle quali atti estremi sono più frequenti che non in situazioni diciamo maggiori. Oggi in fondo abbiamo celebrato due leggi, insomma la 833 a Piazza Sergio con la struttura che abbiamo inaugurato e adesso credo anche la 180. Sono due leggi nate nello stesso anno, nel 1978, e io direi che sono alla base di una grande riforma riuscita che ha dato risultati importanti, senza le quali il nostro paese sarebbe peggiore. Bisogna avere chiaro questo. Poi del resto si può discutere, del resto si può assolutamente ragionare. Il sindaco lo sottolineava bene nel suo intervento, l'idea di una sanità pubblica che è per tutti, che è di qualità, è oggi tanto più importante di fronte alle situazioni di crisi, di difficoltà economica, l'abbiamo già detto anche a Piazza Sergio. E sulla 180 io credo che anche lì, come diceva qualcuno, bisogna sempre ritornare all'origine per rifondare la Repubblica, no? E forse anche qui bisogna ritornare allo stesso spirito della 180, quello che mi sembra ancora di anima, che è stato detto, insomma, l'idea di una società che diventa inclusiva, che sa farsi carico, che non separa, quindi separando le prime, che non elimina dalla vista la malattia, di cui non ha paura, ma invece trova la forza per affrontarla, per discuterci, per dialogarci. Mi pare l'opposto oggi di quello che tante volte ci viene proposto, in cui invece si cerca di alimentare la paura verso la diversità, la paura verso chi non è come noi. E quindi oggi insomma è una giornata importante anche diciamo, per riflettere e per andare orgogliosi di un lavoro che voi avete fatto in primo luogo, che questo paese ha fatto, permettetemi anche di dire, un lavoro su cui questa regione si è impegnata senza ambiguità, poi qualche volta riuscendoci meglio, qualche volta con qualche difetto che è normale persino avere. Io penso naturalmente che non si può restare fermi, anzi lo spirito con cui abbiamo cercato di governare la sanità in questi anni è sempre stato quello dell'innovazione, a partire da questi principi e da questi valori, modello innovativo di intervento sulla crisi psichiatrica. Questo modello innovativo potrebbe essere, come dicevo, monitorato, potrebbe essere riproposto anche come un modello da sperimentare in altre situazioni, e siccome poi alla fine io sono anche un uomo pratico, insomma, penso che quando sarete arrivati ad un certo punto della vostra attività non sarebbe male, anzi auspicabile, che un gruppo si costituisca a livello regionale, che con quei gruppi già sensibili a questo tipo di interventi ci si comincia a confrontare e poi magari un atto di indirizzo della giunta regionale indichi questo come un modello possibile per ridurre i ricoveri negli SPDC, per ridurre i momenti di intervento.
questo coatto e per ottenere anche maggiori risultati in termini di efficacia degli interventi. È chiaro che la proposta allora di avere momenti formativi a me pare condivisibile. Io direi diamoci un arco di tempo perché l'esperienza si consolidi, magari attraverso il direttore generale, attraverso il sindaco, insomma, la conferenza dei sindaci. Diamoci appuntamento dopo l'estate in modo da cominciare a fare un lavoro che potrebbe far diventare di Varga, come mi sembra a tutti gli effetti lo è, un punto di riferimento per interventi di qualità e umani verso le persone che sono in una situazione di sofferenza mentale e di relazione.